cosa hai sentito? Che un VIP americano, ma non vi dico ancora chi, in mente durante questo lockdown ho deciso di tornare in Italia e sicuramente viene Milano, sicuramente viene in Italia a Milano dove è zona rossa sicuro. Sì, perché c'è pochissima gente in giro, e quindi lui ha detto che veniva a farsi il tour di Milano. Sì. Se io adesso ho avuto delle indicazioni, vado a vedere. Se lo trovo, top, ve lo dico. Backstory della situazione. Praticamente fa finta ogni volta di incontrare Justin Bieber in giro. Ma non capisco perché è così. Praticamente da quando siamo stati a New York fa finta di incontrare in giro per strada Justin Bieber. Justin! Justin! Questa è la storia. Update sulla mia vita, non è passato molto tempo, sono passati circa 2 minuti. Ci siamo ragazzi, ci siamo quasi. Adesso è pieno di gente. Guardate la scritta su quel bar. Cosa c'è scritto? Guardate. Voi non lo sapete, ma io c'ho di quegli scoop. Stiamo cercando, ma non abbiamo ancora trovato. Ma tu stai cercando? Io sto cercando. Ti hai facendo tutto da... Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, vi spiego un po' la situazione. Avrete sicuramente visto già l'inizio di questo video, perché altrimenti non sareste arrivati qui. Niente, sto già sparando cavolate e il video è appena iniziato. In realtà non è vero, perché Allora, partiamo dalle basi, ok? Volevo filmare una giornata produttiva nella mia vita, di tipo io che mettevo in ordine la mia vita, ma ovviamente non ci sono riuscita. Quindi sono le 16:25 e non ho praticamente ancora fatto nulla. In realtà questa mattina è stata anche interessante come mattinata, però è il pomeriggio che sempre mi frega. Quindi ora, tra pochissimi minuti, fra 5 minuti, mi collego con dei miei compagni di università per studiare un po' matematica, dato che settimana prossima, martedì prossimo, esattamente tra una settimana, ho l'esame di matematica e non ho studiato assolutamente niente, perché appunto, come sapete, settimana scorsa, almeno chi mi segue su Instagram, avrà visto che c'è stata una settimana in cui ho fatto riprese e basta, quindi sono stata sul set tutta la settimana, non ho seguito lezioni né nulla, quindi vi assicuro che non so niente di matematica, ok? Però è il mio primo esame universitario, quindi, cioè, mi faceva brutto andare male. Male tanto, cioè va bene rifiutare il voto se non mi piace abbastanza, però proprio andare lì e non sapere niente. Facciamo così, iniziamo il video e poi vado avanti a spiegarvi. Quindi, prima di iniziare il video e prima di raccontarvi le mie storie, andate a seguirmi su tutti i miei social, io mi chiamo sempre Virgic, che si scrive VirgicSCH. E niente, buona visione. Rieccomi, sono sempre io. Allora, la mia vita in questo momento è un casino, magari ve lo spiego più tardi, dato che mancano 3 minuti, ok? Camera mia non c'è più, nel senso che stanno arrivando i mobili nuovi. Quindi tutte le cose che ho sono sparse per casa, non ho più il letto. La mia scrivania è qui in salotto, in soggiorno. Tutti i miei vestiti sono messi sul divano, sono sul divano, su delle relle in camera mia, in camera di mia mamma, dentro delle valigie, tipo quella che ho qui di fianco a me adesso. E quindi sì, è tutto molto incasinato, ma ce la potrò fare. Adesso volevo spostare questo mobile che ho qui sotto, più in là. Ok, così, tipo, no, non andare sui cavi. Ok, volevo spostarlo di qui perché ho appena investito una chitarra. Cioè, per farvi capire quante robe ci sono qui in giro, c'è una chitarra. Secondo voi io so suonare la chitarra? No. Perché questo adesso diventerà il mio angolo studio. Troppe robe in giro. Queste sono tutte mascherine super belle, tra l'altro. Ok. Quindi ora mi devo preparare perché tra pochissimo, 2 minuti, appunto mi sento con questi miei compagni di università per iniziare un po' a studiare matematica. E anche per il discorso università dobbiamo chiacchierare, amici miei. Probabilmente chiacchieriamo dopo che faccio matematica. La mia giornata produttiva per ora non è stata produttiva, se non per la passeggiata di questa mattina, per la doccia, è vero che devo farmela. Comunque non vedo l'ora che sia Natale, non c'entra niente, ma volevo dirlo. Thank you.
finito ora e sono le 19:15. Abbiamo iniziato alle 4:30. Praticamente 3 ore di matematica. Che dire, amici, non so fare nulla, l'esame andrà male, ma già lo sapevo, quindi fa niente, chi se ne frega. Vi spiego un po' la mia vita. Ho fatto anche una specie di merenda, cioè mi sono bevuta un tè in realtà. Praticamente mi sono iscritta all'università, mi sono iscritta a informatica per la comunicazione digitale, che è praticamente informatica, e in più c'è questo percorso che si inizia dal secondo anno, quindi il primo anno è praticamente uguale a informatica normale, tranne per tipo qualche materia che io faccio nel secondo semestre, mentre lo facevano nel primo, però vabbè. Però in realtà il mio obiettivo principale era quello di andare a fare regia. Però regia è a Roma, ci sono solo 6 posti all'anno e il test è a gennaio. Quindi per dire magari non mi prendono a regia a gennaio, quindi mi dovrei perdere un anno, allora che cosa ho pensato di fare? Ho detto mi iscrivo a qualcosa, così inizio a fare qualcosa con cui mi tengo impegnata, e poi se mi prendono bene, se no continuo con questo. Solo che c'è troppa matematica, ok? Cioè io ho 12 ore praticamente di matematica a settimana. Uscita da un liceo scientifico, non ne ho proprio voglia di avere 8 ore di matematica a settimana. Cioè 8, diciamo, magari fossero 8, 12 ore di matematica a settimana. Quindi mi sto un po' rompendo, cioè nel senso, non è ciò che mi piace fare. Non odio la matematica, non è una materia che odio. Ma semplicemente, se non mi viene spiegata in un determinato modo, non riesco a capirla. Nel momento in cui me la spieghi bene, riesco a fare tutto. E quindi niente, ho guardato tipo altre facoltà, magari posso fare un cambio sempre all'interno della mia università, cambiare soltanto facoltà, e stavo guardando quelle di comunicazione perché ho notato che l'unica materia che ho di comunicazione in questo semestre è l'unica materia che mi piace effettivamente. Però nelle altre facoltà di comunicazione c'è tutta tipo storia, storia contemporanea oppure filosofia. Io non ce la posso fare a fare storia e filosofia, cioè non mi sono mai piaciute, e quindi pensando a storia e filosofia, la matematica non mi sembra così una brutta idea. Cioè quindi nel mio ateneo non c'è la possibilità di fare un altro corso, l'unico che mi potrebbe interessare è questo. Se no c'è alla Yulm qui a Milano, ci sono degli altri corsi che potrebbero interessarmi un po' di più, però è privata, quindi cioè costa, ha un costo. E quindi niente, per ora sto andando avanti a fare questo. Infatti c'è matematica che ce l'ho lunedì, non avevo voglia di darlo come esame, mi sono iscritta soltanto per dire vabbè mi iscrivo, poi nel caso non mi presento. Però vista un po' la situazione, boh, proverò a darlo, se va male fa niente, tanto è un parziale, lo ridarò più avanti, chi se ne frega. Quindi questo è quanto per quanto riguarda l'università. Poi a gennaio tenterò di fare il test. In realtà questa scuola che mi piacerebbe fare ha 2 sedi, una a Roma che è vera e propria regia, e una qua a Milano che invece è pubblicità e cinema d'impresa, che secondo me fa anche più virgi rispetto che regia, perché pubblicità e cinema d'impresa ha anche più a che fare con la parte social, quindi sono cose che io già nella mia vita di tutti i giorni faccio, come potete notare. Soltanto che ho provato a chiamare la scuola più volte ma non mi rispondono, quindi non so come fare. Poi c'è il COVID, quindi non è che posso presentarmi lì e dire ciao, mi spiegate come funziona. I bandi non sono ancora usciti e quindi boh, cioè appunto volevo prendere un po' di informazioni ma non mi rispondono al telefono, quindi non so cosa fare. Per il resto possiamo provare a organizzare un attimo la mia vita adesso. Io direi che per la prossima settimana non studio altre materie ma studio solo matematica, perché seguire le altre lezioni non ha senso e poi me le andrò a recuperare tutte. Tanto devo recuperare anche quelle della settimana scorsa, dato che avevo le registrazioni, e quindi se mi dovessi mettere qua a recuperare tutte quelle della settimana scorsa e quelle di questa settimana, non studierei matematica. Quindi io direi che do la priorità a matematica, in questi giorni mi metto sotto, cerco di capire un po' di cose, ciò che non capisco, boh, chiederò ai miei compagni se me lo spiegano. Speriamo che arrivino i mobili in casa, perché vorrei avere una camera in cui studiare, non in mezzo al salotto con tutto il resto della mia roba. Ad ogni modo si sono fatte le 7:30, ho fatto matematica perlomeno, cioè una cosa produttiva l'ho fatta. Volevo fare un TikTok, però non so se mia mamma sta ancora insegnando di là oppure no. Se mia mamma non sta insegnando faccio un TikTok, se no sarà il video più noioso della storia, però apprezzatemi per quella che sono. Cioè doveva essere un video di io che faccio qualcosa di produttivo, ma lo intitolerò io che cerco di fare qualcosa di produttivo ma non ci riesco. La storia della mia vita in poche parole. Per farvi capire, questa è camera mia adesso. Lì c'è tutta la mia roba e qua vabbè c'è il computer con l'asse da stiro sotto e sopra il computer, perché mia mamma sta facendo le sue video lezioni qui. Vi appoggio qua e guardatemi creare dei TikTok. Siete in mezzo alla ring light. Mi volano i piedi. Mi giro i piedi, non ce la posso fare. Io sono stata. No. Cioè non mi
mi si piega abbastanza la testa. Forse ce l'ho fatta stavolta, sai. Niente, sono in videochiamata con Gibu. Se non sapete chi è Gibu, è probabile che non sappiano chi sia Gibu. Vabbè, io adoro Gibu. E niente, comunque è in pausa, non so cosa stia facendo. E devo cucinare. Non è che si sente la mia voce. Sì, che si sente la tua voce se parli. Vabbè, e devo cucinare, però non so cosa cucinare. Tipo, mamma fa di fare della pasta con le zucchine. Quindi farò della pasta con le zucchine. Comunque ho finito di mangiare e ora sono in videochiamata con Hans. Non si vede, vabbè, sono passata da un amico all'altro. E ora mi tocca... Stai vloggando. E palle. E ora devo riempire la lavastoviglie. Stai zitto, devo riempire la lavastoviglie e farla partire. Ho fatto partire la lavastoviglie e ero al telefono con Hans, ma mi si è spento completamente il telefono, eccolo morto. E niente, comunque ora sono messa a letto e ci guardiamo una bella serie TV con Birgitschmann, vero mamma? Sì. Sei pronta? Sì. Allora magari domani filmo la mia giornata produttiva. Sono tremenda. Non so se c'è qualcos'altro che voglio aggiungere in questo vlog, qualcos'altro che voglio raccontarvi. E se mi viene in mente tra un attimo ritiro sulla telecamera. Comunque niente, sono ancora in videochiamata con Hans e sto vloggando. Dai, riprendimi ora, dai, riprendimi ora. Non posso, è disattivata la fotocamera. Appunto per quello, riprendimi ora. Io spero che il video vi sia piaciuto, anche se in realtà non ho fatto ciò che avrei dovuto. Anche se non ho fatto ciò che avrei dovuto fare, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. Se non siete ancora iscritti al canale, aia, ho sfregato. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione. Muah.